Certo, ripeto, arrivare a un percorso più ampio e condiviso, limando alcune vaghezze, senza con ciò stravolgere l'impianto normativo, sarebbe auspicabile e l'atteggiamento di chiusura e solo forzature non fa bene né ai diritti né alla democrazia. So però che giunti a questo punto sarebbe grande la sconfitta di vedere ancora una volta morire un disegno di legge che in 25 anni, tutte le volte che è stato tentato un iter legislativo, non l'ha terminato, affossato in uno dei due rami del Parlamento. 25 anni che una comunità di persone è costretta a sentirsi figlia di uno Stato minore. 25 anni in cui l'Italia indietreggia rispetto a posizioni di civiltà presenti negli altri paesi a noi fratelli per cultura e livello democratico, dove leggi come queste sono state votate da governi di tutti i colori politici. E riprendo fiato. Mamma mia. Quando capì di me, mia madre mi disse: ho paura per te. Tutti i genitori hanno paura per i propri figli, per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tuo figlio possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è. A voi tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari, quelli di oggi e quelli di domani, e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri, e poter dire loro: io nel mio piccolo ti ho protetto dalla paura. Ringrazio la mia capogruppo Anna Maria Bernini, i miei colleghi senatori e il mio partito Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre dimostrato.